Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Complimenti, perché lei ci sta mettendo la faccia dopo le polemiche di queste ultime ore, perché tanti tifosi, la piazza si aspettava il grande nome e il grande nome non è arrivato, anzi è arrivata l'ennesima cessione illustre. Qual è la posizione del Palermo? Come commenta questo calciomercato? Ma sono arrivati dei buoni giocatori, penso che siano più importanti dei nomi, perché con i nomi molte volte si fa meno strada che con giocatori che hanno voglia di venire a Palermo e di sudare per la maglia. Quindi sicuramente chi è arrivato sono dei buoni giocatori. C'è una domanda che ultimamente va molto, diciamo, di moda a Palermo, cioè qual è il progetto del Palermo? Perché il Palermo comunque ha cambiato tantissimo in questa sessione di calciomercato, già si era capito l'andazzo qualche settimana fa. Adesso tutti ci chiediamo, in proiezione futura, qual è il progetto Palermo? Ah, guarda, io sono abituato a guardare impegno per impegno, cioè io penso che chi gioca nel Palermo deve giocare per i tifosi e disputare ogni partita per vincerla e per fare il massimo. A me non mi piace parlare di progetti e riempirsi la bocca. Sono state fatte delle operazioni in entrata anche di giocatori che non è che sono stati regalati, sono stati giocatori importanti che sono nazionali, che Barreto nazionale, Della Rocca è un giocatore che secondo me può ricevere anche una convocazione. Quindi a me non mi piace per riempirmi la bocca e parlare di progetti, a me piace lavorare, far lavorare i giocatori, fare gruppo e prepararsi per vincere una partita importante che potrebbe essere anche la prima di campionato. Direttore, è stato un ultimo giorno di mercato per lei particolare, qualche frizione col presidente Zamparini, tutto rientrato, possiamo dire che è così? Si è parlato anche di dimissioni, può chiarire questa situazione? Ma di dimissioni io ho il mio carattere, il presidente è il suo, ci stiamo anche conoscendo evidentemente, però penso che ognuno deve sempre rimanere se stesso, quindi lui rimane se stesso, come giusto che sia, non ho la pretesa di cambiarlo io, ma io rimango me stesso, quindi c'è stato una frizione, come hai detto tu, un problema oggi, però vediamo, sicuramente devo chiarire delle cose con lui, ma non è questo il momento per farlo. Lo vedrò per chiarirmi, perché io voglio lavorare in un certo modo e quindi vediamo un attimo cosa ci vedremo. Capitolo allenatore, avete già preso una decisione sul futuro adesso, tecnico? Adesso mi fai una domanda che in questo momento non è finito il mercato e mi lasci un pochino in difficoltà, perché è un tema che dovevo affrontare con il presidente questa sera, però adesso vediamo un attimo se stasera riuscirò a incontrarmi con lui, anzi probabilmente no, e vediamo, domani prima devo parlare direttore, calciomercato, si è parlato tanto di Amauri, si è parlato anche di questo attaccante dell'Ajax, cosa c'era di vero? Effettivamente forse il Palermo sperava di rinforzare l'attacco o no? Ma io penso che quello che penso io è questo, parliamo sempre di prendere un altro attaccante, però quando parliamo degli attaccanti del Palermo forse non gli diamo la considerazione che hanno, perché penso soprattutto per i palermitani che conoscono bene gli attaccanti e li hanno da qualche anno, cioè, mi sembra che Miccoli è un grande giocatore, Piniglia altrettanto, Hernandez è un giovane di grande avvenire, quindi portare a casa un attaccante come Mauri ci abbiamo provato, perché abbiamo chiesto la sua disponibilità a venire, ma non l'ha data, però ti dico la verità, noi dobbiamo avere fiducia in questi tre attaccanti, perché altrimenti non, poi in più abbiamo altri giocatori offensivi, quindi portare un altro attaccante sarebbe, voleva dire, anche fare un sacrificio su questi giocatori. Una fiducia ribadita forse anche a Miccoli, perché c'è stato obiettivamente il rischio di perderlo, possiamo dire, il mercato tanto è finito. No, il rischio non c'è stato, perché non è mai stato sul mercato, io con Fabrizio ho parlato, per me è un giocatore che deve rimanere a Palermo per tutto quello che ha fatto e per quello che potrà fare ancora, quindi al di là di tutti i casini che ci sono in questo momento, compresi i miei, tra virgolette, penso che lui in questo momento non debba essere un giocatore ancora importante, è un giocatore importante ancora per Palermo. Ma anche per liberare un po' la società da una responsabilità, possiamo dire che ci può confermare magari un'impressione che abbiamo avuto noi, cioè molti giocatori hanno avuto la voglia proprio di lasciare, come se ultimamente avessero avuto dei problemi all'interno dello spogliatoio. No, all'interno dello spogliatoio penso che i ragazzi non siano problemi, poi è normale che in tutti i club, in tutte le squadre, dopo tanti anni che hanno gli stessi giocatori, ci sia anche voglia di rinnovamento da parte dei giocatori. E rimanere a Palermo significa anche di avere delle tensioni, una piazza esigente e anche una società che
che vuole sempre attaccamento alla maglia, quindi è giusto, in tutti i club succedono degli anni dove bisogna rinnovare i giocatori, rinnovarsi nei giocatori. Direttore, il mercato è finito, tante cessioni, arrivi importanti, anche cosa si sente di dire ai tifosi, perché sicuramente in città c'è anche delusione, non lo nascondiamo. Mi dispiace che ci sia delusione, io lavoro, io mi vedi qua, sono sudato come non so come quanto, ho lavorato tutto il giorno, quindi penso che i giocatori che sono venuti a Palermo e quelli che sono rimasti venderanno cara la pelle per il bene dei tifosi. Poi ripeto, ci sono delle cose da mettere a posto, non ritorno sull'argomento, certo, compresa la mia, perché mi devo chiarire col presidente per certe cose, però quindi in questo momento qua è la situazione, però sicuramente chi rimarrà a Palermo venderà cara la pelle. Però forse un messaggio ai tifosi per dire stiamo tutti uniti, 10 giorni e si inizia il campionato, forse servirebbe questo. Sicuramente, sicuramente, però questo forse non è il momento, quindi fammi staccare un attimo, poi vediamo cosa succede. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.